presentazione di Remind, che diversamente dalle associazioni tradizionali mette insieme sia la parte degli operatori sia la parte delle istituzioni e delle forze politiche. In Remind ci sono tutte e sei le attuali forze politiche, sia di governo che di opposizione, oltre che una serie di operatori. E sicuramente quello che dice la regina è corretto, bisogna mettersi insieme, fare quadrato, perché vengono trattati temi magari da più soggetti e magari essere in una voce unica come può essere Regione da City sicuramente è utile. Quando il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici ci ha mandato il messaggio, ha voluto capire con attenzione cos'era la Regione dei Siti e capire quali erano i componenti, e ho presentato tutti i componenti che l'amico Mari mi aveva detto, proprio per dare significato all'importanza e al valore che ciascun componente apporta al comitato scientifico. E c'è molta aspettativa che possa essere un veicolo per trasmettere una serie di competenze scientifiche che la Commissione Lavori Pubblici e Ambiente della Camera sta approfondendo. Come sappiamo, ci sono dei disegni di legge presentati dal PD e dalla Lega e da altre forze per quanto riguarda la rigenerazione urbana, e ci viene chiesto di dare un contributo. E inizialmente ce l'hanno chiesto come Remind, Consigliere Immobiliare e come GB Italia, ma è allargato a tutti i componenti del tavolo. E volevo soltanto dire che soltanto grazie ai protocolli, alle metodologie, e finalmente si è arrivati lato pubblico e lato privato a una buona conoscenza della parte immobiliare edilizia, quindi parliamo un po' con lo stesso linguaggio, e questo dramma che è il Covid ci dà forse un'opportunità di dare delle regole, di dare dei standard, di parlare di buone pratiche. Ho sentito ieri Colau, volevo dare una buona notizia, che ci stanno mettendo veramente la testa per dare delle riaperture in maniera disciplinata e scientifica, e anche là dovremmo dare solo un saluto a tutti quanti. Grazie.